Amici YouTube, Pepino Audace. Allora ragazzi, secondo episodio, carriera Pepino Audace, riparte dalla F2 con Prema. Andiamo a fare gli altri, a questo punto, tre gran premi e a finire proprio la F2. Silverstone. Ne mancano 8 e ne abbiamo già fatti 4. Ne mancano 3. E poi vediamo ragazzi, ci sono tante scuderie interessate proprio a Pepino Audace. Red Bull in pole, Mercedes, Ferrari e poi vabbè credo Alfa Romeo, ma per forse la questione Ferrari Academy. C'è anche la, ragazzi, la Alpine forte su di lui e McLaren, e ci sarebbe anche la Williams. Red Bull è in pole, ragazzi, ma perché vorrebbe mandare via Checo per avere tipo un altro pilota come Verstappen. Si pensa proprio a Pepino Audace. Ragazzi, seguite anche la Formula 1. Quarantuno! Magnifico, sei in pole Quarantuno! position. Quarantuno alto! E attenzione perché ragazzi, Sainz guarda anche lui e anche Perez perché rischia il Emozioni delle posto, qualifiche sono Perez. ormai alle spalle, quindi vediamo le prime tre posizioni. Ricci, Lawson e Felipe Drugovich. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo la gara. Domani commenteremo. Ragazzi, l'unico forse è Lawson che riesce a stare dietro a Pepino Audace, ma altri piloti. Andiamo a Future Race. Domenica di gara qui a Silverstone. Le monoposto sono quasi pronte, quindi andiamo a raggiungerle in pista per l'inizio della gara. Mentre sono in corso gli ultimi preparativi, guardiamo le posizioni. Accanto a me nella cabina del commento, come al solito, c'è l'ex campione GP2 Davide Valsecchi. Sono curioso, Davide, i piloti di oggi sono all'altezza dei tuoi sfidanti del 2012? Beh, Alex, sono Arruola. curioso di vedere come riusciranno a gestire la situazione i piloti Indiano. delle ultime file. Dovranno dare il massimo fin dalla partenza. Perché no? Sperare anche in un briciolo di fortuna. Se vogliono ribaltare i pronostici, devono attingere a tutto lo spirito combattivo di cui dispongo. Oggi mi aspetto di vedere. Oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore. Cerca di farlo felice. Motore inglese Prema. È ben audace per fare 4 su 4 in F2.
c'è Lawson, ragazzi, perché è bello cattivo oggi. Pronto a prendere la prima audace che le domina tutte le gare. Buono, subito sul 40 si va a aumentare un po' la difficoltà magari in F1, magari prova a portarla a 70 75. Anche se la F2 non è la F1, ragazzi. Però ragazzi, Lawson va bello forte. Andiamo a tutte le gare in secondo Lawson. Alto. È stato il miglior tempo, continua così. Secondo settore positivo. Era un bel pepino audace che va. Ragazzi, è buono.
Adesso il motore va bene. Secondo settore positivo. Lawson c'è già 5 secondi. Peccato. L'ultimo pilota italiano era Jarno Trulli in F1. Anche lui dalla F3 alla... F2 e poi F1. Quindici ragazzi, 15. E vince un'altra gara Pepino Dace, 4 su 4 in F2. Guida splendida la gara. Grande gara della Prema che si aggiudica la vittoria. Davide Valsecchi, a te la parola. Da dove è nato oggi questo risultato? Il segreto è stato mantenere la calma, precisione, sicurezza. Poi scuderia McLaren Academy. Realtà e metodo ogni imprevisto senza perdere di vista gli aspetti cruciali, vale a dire l'auto e la strategia di gara. Oggi. Mentre i allora, ragazzi, diamo un attimo. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Dalla Vula 4. Il suo vantaggio nel campionato. Davide Valsecchi, secondo te chi dovrebbe essere il nostro pilota del giorno? Direi Ricci. E ora passiamo ai costi. 112, 40 punti. La prema sugli inseguitori aumentano. Oggi anche la MP Motorsport ha dato una prova di forza. C'è ancora Belgio, Italia. Attenzione, qualifiche. C'è la pioggia. Allora, ancora tre gran premi. Credo che riusciamo a farli tutti. Sì, water. Attenzione, Lawson subito vuole Sato. È lungo, ma cos'è Australia? Sì, Australia. Diciottesimo audace. E va lungo. Lunga ragazzi, lunga.
Nono, attenzione, nono, nono, sesto. Parte sesto. Fregato, bevino audace sulla pioggia. Prima gara che parte sotto. Le qualifiche sono terminate, siamo pronti per la gara di domani con queste prime... Lawson, Vesti, Vips, Prosher. E Yuri, Vips. Le qualifiche sono finite. Io... È motivo in più per fare una gara molto positiva, anche perché vai sulla pioggia. C'è il sole, ragazzi, a Spielberg. Tra le foreste e i pendii di Spielberg, in Austria. Uno spettacolo della natura a sole 2 ore da Vienna, in uno scenario incredibile per la gara. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Stavolta Lawson dovrebbe partire primo. Lawson parte dalla pole position. Con la Carlin. Vesti. Quindi nel resto della griglia. ART. Vips. Purser. Felipe Drugovic. Ricci. Will. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Parte subito forte, attenzione! Subito va potentemente Lawson, ma attenzione Vesti! Lawson, attenzione con la Carlin! Mamma mia! E questo è il primo pepino audace in versione ribalte. Vesti, secondo. Poco aggressivi in F1. Attenzione a Vips. Lawson, terzo. Attenzione a Vips, giro veloce. Un po' meglio, Vips, ragazzi. Attenzione a Vips, ragazzi, va veramente a 1000 all'ora. Occhio perché, però qua Pepino chiude. Ed è già in testa dopo 2 giri. Terzo giro. E c'è Lawson, sta andando a prendere Vips. Ma anche perché Lawson l'occasione di vincere ce l'aveva.
Benissimo, finora questo è il miglior terzo, quarto giro. Attenzione, Lawson è vicino. Torre 2 è un po' più lento rispetto al primo. Scoppietta, questa prema va a vincere la quinta gara su 5. Record per la F2. Potrebbe magari iniziare la carriera come Giancarlo Fisichella dalla Renault e magari proprio dall'Alpine. Ragazzi, Alpine che ha due piloti francesi, quindi e vince anche la quinta gara. Che guida splendida, hai vinto la gara. Splendida vittoria per il team Prema oggi. Peccato, perché comunque la gestione degli pneumatici sia stata la chiave di volta. Lawson arriva terzo, la prima gara in cui arriva terzo. Serve costanza. È il momento di una nuova cerimonia di premiazione con i piloti che si preparano a festeggiare. No, arriva secondo Lawson. Lawson secondo e Vis terzo. Viti. E ora vediamo come questi risultati Vips, si terzo sulla classifica pilota. Lawson secondo. Vantaggio nel campionato. Una domanda per te, Davide. Chi è il pilota del giorno, a tuo parere? Direi Ricci. Ed ecco come si configura. Allora, mancano due gare, credo. Vediamo se riusciamo a finire. Allora. C'è ma credo sia il Belgio. Credo sia il Belgio, sì, Belgio. Poi ci sia Italia e poi l'ultima, credo. Future race. Qua credo che Riccardi dovrebbe fare pole position.
Ma Alfa Romeo vorrebbe un altro pilota italiano in casa dopo Giovinazzi. Cioè, balla un po' prema qua. Ragazzi, facciamo che una la simuliamo. Magari l'ultima. Non credo il campionato sia già vinto. Ancora queste due gare e poi l'ultima la simuliamo. Due. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. La griglia di partenza della gara di domani è ormai definita, ma prima di salutarci, due austriaci, le prime tre posizioni: Ricci, Lawson, Kalen Williams. Un saluto per il momento, ma vi diamo appuntamento a domani per la feature. Magari questa in Belgio possiamo simularla e andarci a concentrare sulle altre due. Distacco in vetta alla classifica. Secondo, Lawson arriva prima. Difficile per il leader del campionato. E dopo questa gara rivediamo la situazione della classifica del mondiale piloti. Vediamo ora la classifica costruttori. Ragazzi, rimane comunque 150. Credo che oramai vabbè, l'Italia, ragazzi, ce la facciamo. Però una siamo riusciti a simularla, quindi abbiamo una gara in meno. Quella italiana ovviamente si fa e poi l'ultima si simula, credo. Il campionato l'ha già vinto. Campionato vinto da Prema? Attenzione a Carlos Sainz, ma anche a Sergio Perez. Sono i due che rischiano il posto. Occhio anche Ocon in perché va Gasly, ma attenzione perché Ocon rischia. Perché attenzione, forte su di lui anche la l'Alpine. Ma in pole a tutte è proprio la Red Bull. Ottimo giro. Siamo facciamo Monza, ragazzi, Monza ce la facciamo. Monza. Le emozioni delle qualifiche sono ormai alle spalle, quindi vediamo le prime tre posizioni. Riusciamo a finirla? Mancano ancora 7-8 minuti, ma sforiamo a 40. Andiamo Monza, Future Race.
Benvenuti nel cuore della automobilistica italiana, Monza. Siamo qui per una scarica di adrenalina ed emozioni con il circo della Formula 2. Corriamo ai nastri di partenza e diamo inizio alla gara. È Nuvolo? Monza si trova circa 20 km a nord-est di Milano. Il tracciato è lungo 5, salve a tutti, qui è Alex che vi parla. Oggi mi trovo nella cabina del commento con il campione GP2 2012 Davide Valsecchi. Davide, i partecipanti oggi sembrano carichi. Cosa ci aspetta? Ciao Alex, è un piacere essere qui. E a te già, perché... Anche se oggi correrà... Pepino Audace come Davide Valsecchi, pronto a diventare campione mondiale GP2. Cioè F2. Attenzione a Vesti. Poi c'è Dugovic. Cioè, perché anche McLaren forte sul pilota Pepin Audace. 6 scuderie su 7 lo vogliono in F1. Ho fatto una prova con Red Bull e una con Alpine. Comunque bravo Lawson, è riuscito finalmente a vincere in Belgio. Pino le ha vinte 5 su 5. Primo 34. Prato in F2 qua a Monza con nella P2 con Red Bull al posto di, no, anzi in P1. E poi in Alfa Romeo, no ragazzi, ha provato in Alfa Romeo e al posto di Sainz, quindi sì, anche in Ferrari. Chiaramente essendo Ferrari Academy. Trentatré, va! La scheggia a Monza! Lawson Vesti terzo!
Ancora due giri. È un po' più lento, ma di pochi decimi. Comunque anche Lawson va forte. Primo settore a bomba Pepino. Ah, qua sbaglia. Ha fatto tre giri forti. Fatto 4 giri su giri. Verstappen che la prima gara la vinse qua. Proprio a Monza. Olandese. Da lì non si è fermato più Max Verstappen. Due titoli mondiali. Per quello che in casa Red Bull stanno pensando anche un pepino audace come possibile copilota di Max Verstappen, compagno. Ragazzi, 40. Stupendo. Ce l'hai fatta. Tutto il duro lavoro è stato ripagato e ora siamo campioni del mondo. Campione mondiale di F2. Pepino Audace è campione mondiale, ragazzi. All'inizio della stagione campione mondiale e vince il primo titolo. Ma alla fine ha smentito di scelta. È stato un anno speciale. 6 gare su il titolo piloti del campionato del su mondo 8. Di Formula 2. Ed ecco il vincitore nella corsia dei box con la sua prema, dopo una gara fantastica. Davide, quali fattori hanno fatto la differenza oggi? In Formula 2 le monoposto hanno specifiche identiche, ma a volte sembra che qualcuno abbia una marcia in più. Portare gli pneumatici alla giusta temperatura... Ragazzi, c'è anche Sainz che prova a dire probabilmente mi ruberà il posto, ne sono certo, ne sono sicuro. C'è l'applauso nel muretto, prema, perché Pepino Audace adesso va in Formula 1 tra i grandi. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Questo risultato chiude anche c'è l'ultima, ragazzi, nel Bahrain. Allora la faremo nel prossimo episodio e poi, ragazzi, Formula 1. E allora secondo episodio bellissimo e ci vediamo per il terzo. Bella a tutti e seguite, ragazzi,
i nuovi episodi con Peppino Audace Formula 1.